il pan di Spagna è un dolce di straordinaria bontà. Quello che andiamo a fare è il pan di Spagna freddo, che è composto da uova, tuorli d'uovo, zucchero, bacelli di vaniglia, scorza di limone, fecola e farina 00 bianca. Versiamo le uova, in questo caso sono pastorizzate, tutto lo zucchero. Facciamo girare a alta velocità, grattugiamo la scorza di limone. Ricordatevi di usare sempre l'agrume sotto e la grattugia sopra per vedere dove grattugiate. E non dovete mai grattugiare il bianco, che è molto amaro. Mettiamo il bacello di vaniglia, va inciso per il lungo. E togliamo i semini che ci sono all'interno. Sono tutti questi bacelli piccolissimi neri. Setacciamo due volte la farina e la fecola. Si setaccia per evitare i grumi, ma soprattutto per unificare prima le polveri e non avere le polveri separate, perché quando le mescoliamo, se le polveri sono separate, il pan di Spagna non sarà regolare. L'uovo e lo zucchero hanno incominciato a montare, verso pian piano gli altri tuorli. Aumentiamo la velocità. Per fare un ottimo pan di Spagna servono da 13 a 15 minuti. Più le uova sono fredde, più si prolunga la lavorazione. Riduco la velocità della macchina, incorporo metà farina e fecola già setacciati. Devo dargli un colpo a alta velocità, 2 secondi. Riducete ancora la macchina in prima velocità al minimo. Metto la rimanenza della farina. Un colpo per far uscire dal centro le polveri. E il pan di Spagna è pronto. È mescolato alla perfezione, senza grumi. Guardate che pan di Spagna, stupendo. Versiamo il pan di Spagna nella tortiera. Dobbiamo portarlo verso l'esterno per togliere eventuali bolle d'aria. Unificate un po' la superficie. Questa la faccio in un anello, che è un metodo leggermente un po' più innovativo. Che differenza c'è? Se io ho tanti anelli, ne posso mettere uno sopra l'altro e conservare il pan di Spagna dove voglio, perché sono autoportanti, il pan di Spagna non si schiaccia. Il pan di Spagna è pronto da cuocere. Ponete la teglia nel vostro forno a 180 gradi per 20 minuti, valvola aperta. Il pan di Spagna, mettiamo un po' di zucchero sulla superficie, così quando lo giro non si attacca alla carta. Ecco il pan di Spagna. Questa, in una tecnica più moderna, prendiamo la carta, lo giriamo, togliamo la carta, è già fatto. Con questo pan di Spagna cosa possiamo fare? Una torta al pistacchio, una monoporzione con pan di Spagna montata doppia, tipo savoiardo, alla fragola, una piccola mignon con crema al limone, stratificata 4 volte con un fondo di frolla, e questa qua è una mousse con pan di Spagna leggero, con crema mousse al cioccolato bianco e lamponi, con una stratificazione sul fondo di confettura lampone. Divertitevi con i dolci, perché non hanno mai fine e sarete sereni tutto il giorno.